Ciao a tutti, ben ritornati nella nostra cucina. Oggi facciamo un piatto che lo voglio dedicare a Francesca. Francesca è una persona meravigliosa che ho conosciuto all'ospedale. Prima della notte che non riuscivo a parlare, non riuscivo a comunicarmi con le infermiere, era lei che mi ha fatto da sorellina, anche se io sono più grande di lei, ma sembrava piccolina, lei mi ha fatto da sorellina. Mi ha trattato con tanto tanto amore. Francesca, ti ringrazio del profondo del mio cuore. Non ti ringrazierò mai abbastanza, come sei stato dolce, come sei stato gentile, amabile, sei stata meravigliosa con me, perché sei una persona meravigliosa. E ti farò qualche ricetta ogni tanto, ma in particolare oggi ti farò questa perché ti ho promesso una ricetta. Siccome a Francesca gli piace tantissimo la manioca, non è brasiliana, è italiana, ma è una di quelle che piace tanto la manioca come a noi brasiliana, oggi lo voglio dedicare a questi piatti. Facciamo le salsicce al forno con manioca. Andiamo a vedere gli ingredienti. Come ho detto, gli ingredienti, noi useremo la manioca. Io già le ho, questa avevo congelato perché aveva solo un po' e non potevo fare, quando ho voluto fare, le ho pulito e le ho congelato. Però per chi non sa com'è la manioca, metterò qua sopra la descrizione il video della manioca. E niente, la manioca, salsiccia, sale, pepe, olio e rosmarino. Andiamo alla preparazione. Allora, la prima cosa, metteremo la manioca perché a lei serve il condimento mentre le salsicce non serve. Li metteremo loro così e li mettiamo un po' di pepe. Questo è a gusto, è ovvio che non piace il pepe, non li mettete, però se volete fare una prova, se volete seguire i miei consigli, mettete perché vi piacerà tantissimo. Come la stessa cosa, il rosmarino è quello che c'ero nel mio orto e invece di comprare c'ero quello che mano a mano li preparo, li faccio asciugare e li uso così. E mettiamo un po' d'olio, mettete un po' così solo per amalgamare bene, e un pizzico di sale così. Adesso una mescolatina, così prenderà ogni odore e sapore, e dopo prenderà anche tutto il sapore delle salsicce. Io le salsicce, per evitare che scoppi, l'ho fatto dei taglietti in tutte quante, così evitiamo che scoppi. Li mettiamo così lontano una dall'altra, così le manioca prenderà tutto il sapore, si cuoceranno bene bene e prenderà tutto il sapore delle salsicce. E adesso inforniamo a 180 gradi per più o meno 40 minuti, 40-45 minuti. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, ci siamo. Ma quanto siamo chica la sciccosa oggi, eh? Siamo quasi estate ormai. Andiamo a vedere di che cosa. Com'è la situazione qua? Oh mamma mia, è meraviglioso, c'è una faccina così bella, così bella, così bella, vedetela, vedetela. Adesso impiattiamo così vi faccio vedere meglio. E niente, Francesca, tesoro, guarda. Guarda Francesca, io ho fatto con la salsiccia, però puoi fare con che cosa vuoi te, puoi fare con il pollo, con il pesce, da solo, questo praticamente possiamo dire manioca arrosto con salsiccia. Che ne pensi? Adesso non ci resta che provare. Vogliamo provare? Anche se è molto 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 bollenti, però come sempre, guarda Francesca. Ah. C'è il sapore di rosmarino, si parla con la bocca piena, lo so,
come avete visto ho messo poco sale, perché comunque c'è la salsiccia che già c'era il sale suo. Allora Francesca, mi auguro che di cuore che ti piace questa versione della manioca. Dopo promesso che farò altre, perché te lo meriti. Vorrei un giorno cucinare per te, mi auguro che in breve, quando staremo meglio tutte e due, che possiamo mangiare qualcosa insieme. Per adesso ti ho fatto questa idea, ti ho dato questa idea. Mi auguro che ti piaccia e a tutti quanto voi, anche a voi, mi auguro che vi piace a tutti. Iscrivetevi al canale, condividete, lasciate tanto mi piace. Della nostra cucina è tutto. Grazie mille, grazie a tutti. Alla prossima, un bacione. Bye bye.